Sana è stato un punto di riferimento fin dalla nascita della presenza italiana nel mercato del bio e del naturale, ma abbiamo pensato che proprio questo mercato che è cresciuto avesse bisogno di una nuova piattaforma e di una nuova Sana dedicata agli operatori professionali, specializzata. Saranno presenti gli operatori certificati sia per il food e sia per la cosmesia naturale, una Sana che quindi possa accompagnare e sostenere una crescita di capacità produttiva nel nostro paese in questa direzione. Questa è un'edizione completamente rinnovata, molto più qualificata, professionalizzata e con un programma di eventi collaterali che si allinea con questo nuovo format, per cui premi, area novità con la presentazione di oltre 200 prodotti di novità presentati agli espositori, premi per le migliori erboristerie, per le erboristerie più innovative, non per le migliori erboristerie, premi per i locali, i bar e i ristoranti più attenti al tema del biologico e premiazioni che verranno anche fatte per esempio nei prodotti di novità, dove, non l'ho detto prima, lo dico adesso, i visitatori voteranno il loro prodotto novità che sarà poi premiato al termine della manifestazione. Quindi da tutti i punti di vista Sana non è solo un appuntamento commerciale importante per gli operatori italiani e gli esteri, ma è anche un momento di aggiornamento professionale e di incontro e dibattito per tutto il settore. Facciamo veramente, ci sono tutte le premesse perché venga una grande edizione di Sana. Esiste ed è l'unica una borsa sul biologico a Bologna. È l'unica a essere in Italia. Devo dire che noi abbiamo assistito al tentativo di altre di realizzarla, non ci sono riusciti. Probabilmente Bologna ha una sua tradizione, avendo la prima borsa merci cerealicola italiana. L'abbiamo fatto con grande attenzione, con grande serietà. Oggi siamo un riferimento effettivamente non solamente nazionale ma anche per paesi esteri. Aggiungo anche che noi abbiamo all'interno della borsa merci un laboratorio di analisi che è un laboratorio di analisi di grande capacità e possiamo dire che tantissime analisi che noi facciamo, il rispetto delle caratteristiche biologiche c'è. Chiudo dicendo, il biologico ci rispetta anche l'ambiente, che è quello che noi vogliamo. Con questa nuova edizione, diciamo, Sana ritorna ai fasti del passato, quando è stato effettivamente un motore di sviluppo del comparto biologico e del naturale. Oggi noi abbiamo aspettative molto alte, a partire dal fatto che Sana contribuisca alla crescita dei consumi di prodotti biologici e naturali, che negli ultimi anni effettivamente sono cresciuti anche a due cifre, ma resta una forbice tra l'Italia e la Germania ed altri paesi europei molto importante che va colmata. Qui da noi i consumi di prodotti biologici non vanno oltre il 2%, in Germania superano abbondantemente il 10%. Poi ci aspettiamo che Sana dia un segnale anche all'Europa perché ci siano nuovi contributi pubblici a sostegno delle aziende agricole che fanno la scelta del biologico, che è una scelta a vantaggio di tutti, perché solo così il biologico può crescere. Sì, c'è una crescita importante a due cifre per quanto riguarda il mercato, gli acquisti domestici ormai da 3 anni, e questo è ancora più importante considerando che il mercato, i consumi alimentari sono in calo ovviamente legati alla crisi e più in generale direi il settore agricolo è in difficoltà, quindi questo è sicuramente un dato eclatante che dimostra che il settore, anche se ha dimensioni ancora relativamente piccole rispetto all'insieme dell'agroalimentare italiano, è comunque il settore forse più dinamico in questo momento. Sì, come aziende Unipro Confindustria noi siamo estremamente interessati alle novità di quest'anno. Citava i premi. Ci sono due premi significativi, uno per gli erboristi, l'altro premio è quello delle novità dei prodotti che dimostrano come anche questo settore sia fortemente innovativo, proiettato sicuramente per il futuro, che vede in questa fiera qui proprio la propria fiera. Noi diciamo in gergo, questa è la nostra fiera.
Allora, moltissime sono le iniziative che riguardano proprio gli erboristi, a loro dedicate, con momenti di approfondimento culturale e anche di tipo commerciale. Diciamo il clou di quelle che sono le iniziative dedicate agli erboristi sarà domenica, con la presentazione di questa ricerca che è stata sponsorizzata dal Sana, da Assiste, da Unerb, associazioni che comunque si dedicano anche al settore degli erboristi, dove attraverso una serie di focus con gli erboristi e con consumatori, il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna analizzerà il fenomeno erboristeria oggi come realtà in termini qualitativi e quelli che possono essere gli sviluppi e i trend per i prossimi anni.